Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video in cui parliamo del liquin, della Winsor & Newton e vediamo come si utilizza, perché utilizzarlo naturalmente e perché è un prodotto così famoso e così utilizzato da tantissimi pittori. Ma prima lascia il pollice in su a questo video ed iscriviti al mio canale. Attiva anche la campanellina per rimanere aggiornata su tutti i miei video. Ciao a tutti e ben ritrovati anche in questo nuovo video. Una domanda che spesso mi fate è che cos'è il liquin e soprattutto come si usa. Quando si dipinge ad olio si utilizzano tantissimi medium, si va dal diluente agli oli, agli essiccanti, alle vernici, tutti vanno utilizzati o da soli o assieme in vari passaggi della pittura d'olio. Questo è il motivo per cui spesso qualcuno all'inizio è un po' spaventato dall'utilizzo di tanti medium ed è anche il motivo per cui si può utilizzare il liquin al posto di tutti questi medium. Ma il liquin viene utilizzato da tantissimi pittori per le sue caratteristiche che adesso vedremo. Che cos'è quindi il liquin? Partiamo col dire che di liquin della Winsor & Newton esistono vari, con vari nomi e per vari scopi, ma quando si parla generalmente di liquin si intende il liquin original. Questo per intenderci. Questo per intenderci è il liquin original di Winsor & Newton, di cui vi lascio qui sotto il link per acquistarlo sul sito bellissimo di Momarte e anche per acquistarlo eventualmente su Amazon. Ma veniamo a che cos'è il liquin original di Winsor & Newton. Il liquin original di Winsor & Newton è una resina alchidica. E che cosa serve? Serve per aumentare la fluidità dei colori ad olio, per aumentare anche la trasparenza, ma soprattutto serve per velocizzare l'asciugatura. Questo è il motivo per cui viene utilizzato da tantissimi pittori. Ovviamente quando un pittore riceve una commissione, se vuole dipingere ad olio, dovrebbe aspettare veramente delle volte anche mesi perché si asciughi la pittura ad olio. Utilizzando il liquin questo naturalmente non succede. Il liquin asciuga molto più velocemente, quindi si possono realizzare dei dipinti ad olio in tempi molto più brevi. Utilizzarlo è veramente semplicissimo. Il liquin assomiglia, quando lo tirate fuori dal vasetto, a un gel. Ha proprio la consistenza del gel. Come si utilizza? Preparate sulla vostra tavolozza i colori da utilizzare e con una spatola prendete il liquin dal vasetto e mettetene pochissima nel vostro colore. Mescolate bene, 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 bene tutto il colore e poi utilizzatelo sulla tela. Questo per il primo passaggio. Per il secondo passaggio, dopo che si è asciugato, non dovrete far altro che mettere un pochino di più di liquin rispetto a quello che avete fatto per la prima passata. Quindi il concetto della pittura d'olio non cambia, magro e grasso alla fine. Quindi, se utilizziamo il liquin non dobbiamo utilizzare né olio, né diluente, né essiccante, né persino io non utilizzo nemmeno la vernice finale. Utilizziamo il liquin per i primi passaggi, ne aggiungiamo poco, poi ne aggiungiamo sempre di più man mano che procediamo, quindi più ne aggiungiamo più diventerà il nostro grasso, semplicemente. Finito di dipingere, quando il dipinto sarà veramente asciutto, in realtà avrà già anche una vernice sopra. Ve ne accorgete perché mentre quando dipingete con l'olio e utilizzate il diluente, l'olio, poi aumentate l'olio e così via,
Alla fine, quando il vostro dipinto è asciutto, spesso ha delle zone più lucide e delle altre meno, motivo per cui spesso poi si dà anche, non solo per proteggerlo, ma anche per questa cosa, questa opacità e lucentezza in alcuni punti, si dà anche la vernice finale lucida. Mentre con il liquid questo non succede, ve ne accorgete quando arrivate alla fine, tutto sarà lucido allo stesso modo, e proprio perché contiene anche la vernice finale, quindi non sarete obbligati a dare un'ulteriore vernice finale alla fine. Quindi, come avrete capito, è veramente semplicissimo. Utilizzate poco liquid per i primi passaggi e aumentate un po' il liquid nei colori man mano che procedete con le passate. Semplicissimo. Avrete modo di vedere quanto scorre più velocemente il colore con il liquid, un po' come se ci fosse molto olio. Asciughi in fretta, quindi potete realizzare i vostri dipinti veramente in poco tempo, pur mantenendo le caratteristiche della pittura d'olio. Quindi avrete comunque la possibilità di fare queste grandi sfumature, perché naturalmente asciuga sì in fretta, ma non in tempo reale, quindi non è come l'acrilico che lo do e evapora l'acqua e quindi avrò già l'asciugatura immediata. In realtà ci vuole un pochino, ma in giornata, due giorni, il liquid asciuga. Quindi questo è il liquid original, quello che si intende quando parliamo proprio di liquid. Vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video trovate tutti i link per acquistarlo sul sito di Momarte, naturalmente sito bellissimo, e altrimenti anche per acquistarlo su Amazon, così da non sbagliarvi quando ne vedete tanti di tanti tipi. Vi ricordo anche che se volete un altro video sul liquid o magari anche su come si utilizza, nel senso di un tutorial pratico, scrivetemelo qua sotto nei commenti che lo realizzerò per voi. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti se voi utilizzate il liquid e se vi piace come risulta mentre dipingete, oppure se preferite utilizzare il diluente, l'olio, quindi la pittura d'olio nel metodo più classico. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo mio video, vi ricordo di lasciarmi il pollice in su se vi è piaciuto, di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube per rimanere aggiornati su tutti i miei video e attivate anche la campanellina, così riceverete la notifica appena lo pubblico. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ciao!